La Santa Inquisizione, un fenomeno oscuro che dopo secoli di storia si stenta ancora a comprendere. In tutta la Spagna essa infierì sulla popolazione con l'intento di proteggere i fedeli da eretici e miscredenti. Decine di migliaia di persone vennero sottoposte a violenze e uccise in nome di Dio e della fede. Era sufficiente una denuncia o un minimo sospetto per subire arresti, deportazioni, torture e condanne a morte. A capo di questa organizzazione vi era un monaco domenicano, Tommaso di Torquemada. Anche in altri paesi europei, uomini e donne vennero accusati di stregoneria. Migliaia di innocenti furono condannati a morte. I tribunali civili e quelli ecclesiastici agivano in sintonia. Gli inquisitori diffondevano il terrore. Pochi si opposero a questa follia. Tra questi, in Germania, Friedrich Spee von Langenfeld. Torquemada, il grande inquisitore, fu il più accanito persecutore degli eretici. I vasti domini della corona spagnola rappresentavano per lui la vigna di Cristo. Riteneva suo dovere liberarla dalle eresie che la infestavano, anche con la violenza se necessario. Il suo arrivo trasformava ogni città in una prigione. Nessuno poteva più allontanarsi. La sola presenza del grande inquisitore metteva i brividi. Gli stessi titoli di cui si fregiava gli conferivano un'aura di potere. Fratello Tomás de Torquemada, monaco dell'ordine dei frati predicatori, confessore delle loro maestà, il re e la regina di Spagna, capo dell'inquisizione in tutto il regno e nelle colonie, nominato e autorizzato dalla Santa Sede. L'ombra dell'Inquisizione si stendeva su tutti i cittadini, che erano esortati a segnalare chiunque desse adito al minimo sospetto. Si invitava a sporgere denuncia anche contro i propri genitori, il coniuge o i vicini di casa. No aiutare alla Santa Inquisizione! Es pecar contra Dios y contra su Iglesia! Il grande inquisitore, con le sue omelie, incuteva timore ai fedeli. Chi osava disapprovarlo era considerato un nemico. La storia ha condannato Torquemada come un fanatico crudele e spietato, artefice di un vero e proprio genocidio. Il suo punto di vista, però, era diverso. In questo dipinto è ritratto in secondo piano vicino alla Vergine. È relegato in basso a sinistra, quasi nascosto dietro al re di Spagna. Il grande inquisitore favoriva gli interessi della corona oppure perseguiva altri scopi? Il giovane Tommaso di Torquemada entrò a far parte dell'ordine dei Domenicani nel monastero di Santa Cruz a Segovia. In questo luogo presero corpo le sue idee. In questo alto rilievo i Domenicani sono rappresentati ai lati della figura di Cristo crocifisso. Sotto di loro i re cattolici sono in ginocchio davanti alla Madonna. Il pittore Pedro Berughete raffigurò San Domenico nelle vesti di grande inquisitore. Egli siede più in alto degli altri, mentre presiede il cosiddetto auto da fe, la cerimonia pubblica di esecuzione dei condannati. Gli accusati sono in basso, circondati da alcune guardie, nudi, privati di ogni dignità
e costretti a un processo pubblico umiliante. Il grande inquisitore operò instancabilmente in tutta la Spagna. Nell'arco di 18 anni vennero messe a morte 5.000 o forse 10.000 persone. I roghi dell'Inquisizione divennero uno strumento di terrore. L'azione di Torquemada era sostenuta e avallata dalla più alta autorità cattolica. Anno del Signore 1488. Bolla di Sua Santità Papa Innocenzo VIII. Si autorizza fratello Tomás de Torquemada, inquisitore generale di questo regno, a nominare due notai per gli affari dell'Inquisizione. Nel monastero di San Tommaso, ad Avila, fondato proprio da Torquemada, il suo ricordo è ancora vivo. La sua tomba, però, non è ancora stata identificata. Il coro, che i monaci domenicani usano ancora oggi, ai tempi dell'Inquisizione fungeva da aula di tribunale. Questi religiosi ritengono che Torquemada fosse un uomo retto, la cui decisa presa di posizione risparmiò alla Spagna le guerre di religione che avrebbero insanguinato il resto d'Europa di lì a pochi anni. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Consultando antichi documenti, possiamo ricostruire le fasi di un processo dell'Inquisizione. Un uomo fu accusato di aver ucciso un bambino e di aver tentato di assassinare il grande inquisitore. Il suo tentativo fallì e l'uomo venne sottoposto ad interrogatorio dallo stesso Torquemada. Sei accusato di avere ucciso un bambino cristiano, di avergli strappato il cuore e di essere ricorso a stregonerie per ricavarne un veleno con il quale intendevi farmi morire. Chi erano i tuoi complici? Le accuse erano degne di un film dell'orrore. Nei pressi della cattedrale di Toledo, alcuni ebrei privi di scrupoli avrebbero ordito un complotto per liberarsi degli inquisitori. Avrebbero rapito un ragazzino sul sagrato della cattedrale, tenendolo poi prigioniero nel paesino di La Guardia. Le persone anziane del luogo raccontano ancora questa storia e sono convinte che gli assassini avessero un complice all'interno della chiesa. Era il sacrestano. Avrebbe dovuto rubare l'ostia consacrata e avvelenarla con lo scopo di uccidere il grande inquisitore. Secondo la leggenda, il bambino rapito sarebbe stato torturato a morte in una grotta e crocifisso il Venerdì Santo. Il grande inquisitore controllava i suoi collaboratori e l'intera città. Gli ebrei convertitisi al cristianesimo erano sotto stretta sorveglianza. Chi, ad esempio, non mangiava carne di maiale o evitava di lavorare il sabato, era sospettato di essere rimasto fedele all'ebraismo. Si prendeva nota di tutte le denunce o dei casi sospetti. Per incoraggiare la delazione, vennero installate apposite cassette per le accuse. Apparentemente, la vita scorreva sempre uguale. Ma la burocrazia spietata agiva sulla popolazione intimorendola e creando uno stato di terrore. In Spagna l'Inquisizione prese piede più che in qualsiasi altro paese d'Europa. Qui infatti i cosiddetti re cattolici, Ferdinando e Isabella, fusero le antiche tradizioni religiose del loro popolo con i dogmi della cristianità. Chiunque non seguiva il credo della Chiesa di Roma doveva essere eliminato, ad esempio ebrei e musulmani. In questo luogo misterioso, i cavalieri di Castiglia proclamarono regina la 23enne Isabella. Davanti a queste strane figure taurine scolpite nel granito 2000 anni fa, si erano svolti riti sacrificali pagani. L'elezione di Isabella segnò il destino di molte persone. La sovrana inaugurò un regno di terrore e di persecuzione contro i suoi oppositori, ma per la Spagna fu anche l'inizio di un'epoca di splendore. Isabella e Ferdinando, dopo aver unito i loro regni, si stabilirono a Segovia. In questa città, la giovane infanta Isabella aveva già scelto come padre confessore un domenicano, Torquemada, il futuro grande inquisitore. Per centinaia di anni in Spagna si erano scontrate due culture diverse, quella cristiana e quella musulmana. Potenti signori, sia cattolici che arabi, avevano edificato imponenti fortezze al cui interno le leggi del regno erano ignorate.
ma i re cattolici sottomisero i grandi feudatari di Spagna e cacciarono definitivamente gli ultimi signori moreschi. La riconquista delle regioni meridionali della Spagna fu seguita con interesse dal grande inquisitore. I successi militari equivalevano alla possibilità di imporre la fede cattolica. Il culto della croce di Cristo doveva estendersi in tutta la Spagna. Chi non si convertiva doveva essere espulso o ucciso. Il castello del Santo Graal oggi non è che un cumulo di rovine, ma resta un luogo avvolto nella leggenda. Qui i cavalieri dell'Ordine di San Giacomo avrebbero giurato fedeltà alla corona spagnola. L'occupazione principale di quest'ordine era la guerra e l'edificazione di chiese. Alle loro dipendenze lavoravano esperti costruttori e muratori. Nei bassorilievi i cavalieri si sono fatti ritrarre in ginocchio davanti al Signore, orgogliosi della loro fede. Tuttavia, perfino le grondaie delle loro chiese somigliano a dei cannoni. Nella lotta contro gli infedeli, il fine giustificava il mezzo. I metodi dell'Ordine dei Cavalieri di San Giacomo rappresentavano un esempio per l'Inquisizione. Gli eserciti cristiani presero d'assalto le regioni meridionali della Spagna al grido di battaglia di San Giacomo, determinati a scacciare i musulmani e a distruggere le loro moschee. Invasero l'Andalusia e raggiunsero Granada. Occuparono l'Alhambra, ultima roccaforte araba, ai piedi della Sierra Nevada. Quando nel 1492 il califfo Boabdil, governatore di Granada, si arrese, consegnando alla regina Isabella le chiavi della città, in Andalusia si concludeva il dominio moresco durato 800 anni. Era un'altra vittoria per il grande inquisitore. La regina fece sì che l'arte e l'architettura araba di Granada rimanessero intatte. Il re apprezzava lo stile di vita raffinato e sfarzoso in cui erano vissuti i governanti arabi. Il grande inquisitore, invece, restò sgomento di fronte a quel mondo che esprimeva ricchezza e armonia. Il suo più grande timore era che ebrei e musulmani si convertissero solo apparentemente al cristianesimo, conservando in segreto antichi culti e tradizioni. Aveva intuito, forse, che l'irresistibile bellezza di quei luoghi nascondeva una forte carica spirituale. Dopo la riconquista, gli spagnoli non distrussero la moschea di Cordova, non la spogliarono degli ornamenti e non costruirono un luogo di culto al suo posto. Il magnifico edificio sacro rimase intatto. In celebrazione della vittoria ottenuta, i cristiani innalzarono un altare al suo interno. Il ponte sul fiume Tago porta a Toledo. Nella città, cuore della cultura ebrea di Spagna, Torquemada stabilì il suo quartier generale. Nel palazzo Lorenzana attualmente ha sede l'università. Questo luogo, oggi centro di ricerca e di cultura, un tempo ospitava gli uffici dell'Inquisizione. In questo luogo si studiava il modo per custodire la fede e perseguitare gli oppositori della Chiesa. Negli uffici, notai e segretari registravano e conservavano atti processuali e schede personali degli inquisiti. Torquemada era a capo dell'intera organizzazione e si occupava dei minimi dettagli, verificandoli di persona. I suoi sgherri passarono al setaccio tutta la Spagna in cerca di eretici. I cosiddetti famigli si presentavano all'improvviso e arrestavano i sospetti, seminando una scia di terrore. Furono anni di profondi mutamenti per la Spagna. I latifondisti arabi coltivavano la terra costruendo capillari impianti di irrigazione. Dopo la loro cacciata, molte terre furono adibite a pascolo. A farne le spese furono i contadini che pativano la fame. La regione soleggiata della Mancia si trasformò in una terra arida e desolata. Oggi Villanueva de los Infantes è una tranquilla cittadina di provincia. Ai tempi di Isabella e Ferdinando era dominio degli eredi al trono.
In quest'area vennero concesse terre ai cavalieri fedeli alla corona e la città divenne un vivace centro culturale. Il grande poeta spagnolo Miguel de Cervantes, autore del Don Chisciotte, frequentava spesso la città. Anch'egli incappò nell'Inquisizione. A Villanueva, l'edificio che ospitava la sede dell'Inquisizione è ancora ben conservato. È uno dei pochi immobili appartenuti all'organizzazione giunto fino a noi. Un tempo, gli agenti di Torquemada uscivano da questa porta seminando il terrore nella città. L'emblema della Santa Inquisizione spicca in cima al portone, una croce con un teschio e le tibie incrociate. La camera di tortura oggi è un'abitazione. I prigionieri venivano incatenati a questa colonna prima di essere sottoposti all'interrogatorio, durante il quale sarebbero quasi certamente morti. A chi hai consegnato il cuore del bambino? A Mosè Abenamias, lo stregone di Samora? Se non confesserai e non ci dirai chi sono i tuoi complici, dovremo estorcerti la verità con altri mezzi. Gli altri mezzi consistevano nel cosiddetto interrogatorio doloroso, durante il quale si faceva ricorso a supplizi sempre più brutali. Le stanze della tortura erano dotate di molti strumenti. C'era la ruota, corredata di punte di legno durissimo. Un altro brutale strumento era la sedia della tortura. La morsa per il braccio, con la quale venivano inflitti dolori insopportabili. Oltre al dolore fisico, la sensazione di assoluta impotenza e di essere alla mercé degli aguzzini era assai umiliante. Questi strumenti di tortura sembrano sofisticati. In realtà si usavano abitualmente sistemi molto più rozzi, servendosi ad esempio dell'acqua e del fuoco. La legge chiudeva un occhio sugli abusi compiuti. Anche per coloro che hanno studiato l'argomento, non è semplice descrivere le conseguenze provocate dalle torture. La vittima cominciava a tossire in modo convulso, come se stesse annegando. Il liquido che veniva fatto ingurgitare si mescolava al muco nelle vie respiratorie e formava una sorta di bava. Questa riempiva il primo tratto delle vie respiratorie e quindi usciva dal naso e dalla bocca. I membri della Chiesa non partecipavano mai di persona alle torture. Non volevano essere coinvolti. Non siamo ingiustamente crudeli. Vogliamo solo salvaguardare la fede. Torquemada seguiva un'antica tradizione. Secondo San Tommaso d'Aquino, un eretico era paragonabile a un simulatore, entrambi meritavano la morte. San Domenico si era inizialmente proposto di convertire gli eretici solo col potere della parola, ma ben presto intraprese contro l'eresia una crociata personale che prevedeva anche l'uso di mezzi violenti. Avila era la base operativa di Torquemada. Qui fondò un monastero e in questa città venne sepolto. Le mura e le torri fortificate salvaguardavano l'unità fra la corona e la Chiesa, un'alleanza che aveva assicurato all'Inquisizione un enorme potere. Ancora oggi, qui è evidente il legame fra Stato e Chiesa, nonostante siano due entità del tutto separate. Nella Spagna dei sovrani cattolici, Isabella e Ferdinando, doveva esserci un solo popolo, un solo regno, una sola corona e un'unica religione. Coloro che non condividevano questa visione erano considerati nemici della Chiesa e dello Stato. Torquemada aveva individuato con chiarezza chi fossero questi nemici. Secondo quella vecchia storia, Benito Garcia, uno degli assassini del bambino di La Guardia, si recò a Zamora per consultare un rabbino. Usando il cuore del ragazzino, egli avrebbe dovuto preparare un miscuglio letale, col quale avvelenare le ostie destinate ai membri dell'Inquisizione.
Infanticidio e profanazione dell'ostia consacrata erano le accuse comunemente mosse agli ebrei. Gli arrestati di La Guardia ammisero le loro colpe sotto tortura. Quando si veniva torturati, l'articolazione della spalla era la prima a restare danneggiata. L'eccessivo stiramento dei legamenti provocava la fuoriuscita della capsula articolare. La spalla si slogava. Per aumentare la sofferenza, venivano legati dei pesi ai piedi della vittima. In tal modo si accentuava l'allungamento muscolare, il dolore diveniva più intenso e le articolazioni erano sottoposte a sollecitazioni sempre più pesanti. Ecco perché anche quelle più robuste finivano per slogarsi. Prima l'articolazione delle ginocchia e dopo quelle dell'anca. In altre parole, la testa dell'osso si spostava dalla cavità dell'articolazione proprio a causa della tensione effettuata su di essa. Ciò determinava la rottura della capsula articolare. Tutto questo era molto doloroso e provocava menomazioni fisiche permanenti. Mentre faceva ritorno a casa sua, il protagonista della vicenda, Benito, si fermò in una locanda vicino ad Astorga. Gli avventori si accorsero che era un ebreo per via del suo aspetto. L'ascetico e zelante inquisitore era convinto di essere nel giusto. Era suo dovere salvaguardare l'integrità della dottrina cattolica, anche ricorrendo alla forza. Confessa, come hai preparato la pozione? Hai usato il grasso del bambino ucciso? Che erbe hai aggiunto? Chi sono i tuoi complici? Chi di voi voleva avvelenarmi? Quando lo avrebbe fatto? Conosci dei cristiani che continuano a rispettare il sabato? Che celebrano la Pasqua ebraica e seguono le tradizioni giudee? Riuscirò a farti parlare. Il gusto per l'orrido e per le immagini macabre durò secoli. Questo bassorilievo nella chiesa di San Vicente ad Avila raffigura un episodio simile a quello accaduto alla Guardia. Nel IV secolo i romani avrebbero torturato in modo brutale alcuni bambini cristiani fino a ucciderli. Secondo la leggenda, sarebbero stati prima impiccati, poi straziati sulla ruota e infine schiacciati con delle travi. Si narra inoltre che un ebreo avrebbe voluto abusare di loro, ma un serpente glielo avrebbe impedito. Ancora oggi, molti sono convinti che la storia del bambino di La Guardia sia vera. Nel nostro monastero è ancora conservata l'ostia che fu usata allora. È un modo per ricordare ciò che accadde. Sull'episodio si è scritto molto. Pur avendo più di 400 anni, l'ostia è in ottime condizioni, come hanno confermato anche le analisi scientifiche. Davanti alla grotta dove il bambino sarebbe stato segregato è stata costruita una cappella. Tutti gli anni c'è chi vi si reca in pellegrinaggio e questa statua mantiene vivo il ricordo della piccola vittima. Secondo alcuni, ha poteri miracolosi. Gli abitanti di La Guardia ne sono convinti. Ritengono anche che l'Inquisizione abbia salvato la Spagna da pericoli ben più gravi. Secondo loro, gli atti giudiziari del processo proverebbero che gli ebrei accusati erano davvero colpevoli. Delle torture, però, non parlano. I processi dell'Inquisizione si svolgevano ovunque, ma non tutti i condannati venivano uccisi subito. Molti erano tenuti in vita affinché partecipassero agli auto da fè. Venivano radunati in un luogo dove sarebbe stata eseguita la sentenza. Si pensava fosse utile riunirne quanti più possibile. In tal modo il male veniva combattuto più efficacemente. Alcuni indossavano il cosiddetto San Benito, una veste gialla con dei simboli che indicavano il crimine di cui erano accusati. Chi ne portava uno con la fiamma rossa, ad esempio, aveva peccato contro la fede.
Se dopo essere stato imprigionato e torturato ammetteva la propria colpa e si pentiva, gli veniva concesso il privilegio di essere strangolato prima di essere bruciato sul rogo. Ecco Castillo de Simancas. In questo luogo, sotto l'imperatore Carlo V, si trovavano gli archivi del regno. Qui sono conservati circa 30 milioni di documenti, molti dei quali sono relativi all'Inquisizione. Essi sono una prova di quanto fosse limitata la libertà di pensiero. Con l'introduzione della censura, fu vietato produrre, distribuire, possedere o leggere scritti nei quali si parlava favorevolmente di ebrei o di arabi. Vennero proibite le opere di famosi umanisti o di grandi letterati come Dante e Rabelais, di Thomas More e Giovanni Keplero. Questo volantino disegnato in Olanda prova che l'Inquisizione non era accettata ovunque. Quando si tentò di istituire un tribunale nelle province olandesi controllate dalla Spagna, la nobiltà locale si ribellò e distrusse la bandiera dell'odiata istituzione. L'Inquisizione agì anche in Portogallo. Quando una delle figlie di Carlo V salì sul trono portoghese, il padre le inviò una missiva con cui la esortava a punire e eliminare ogni forma di eresia. Si legge ancora la firma. Carlos. Quando Cervantes creò il personaggio di Don Chisciotte che combatteva contro i mulini a vento, l'Inquisizione in Spagna era già divenuta parte della vita quotidiana. Per i difensori della fede, il cavaliere dal volto triste non era altro che uno sciocco. Il protagonista dell'opera era invece un emblema della società del tempo. La generale diffidenza nutrita verso tutto e tutti e la repressione della vita spirituale impedirono ogni progresso e sviluppo. In questo periodo, le colonie spagnole furono sottoposte a vessazioni di ogni genere. Oltre che soldati e funzionari, i popoli colonizzati si trovarono ad affrontare i monaci e con loro anche l'Inquisizione. Ben presto furono eseguite condanne per eresia a Cuba e in Messico. Le credenze indigene erano considerate forme di idolatria. La Spagna era al culmine del suo potere. Le casse della corona incameravano oro e argento provenienti dalle colonie. Filippo II fece erigere l'Escorial, simbolo della potenza spagnola e dell'epoca di splendore. Filippo era determinato a mantenere il controllo del suo impero. Per far ciò aveva bisogno anche dell'Inquisizione. L'eleganza dei palazzi e dei giardini del tempo cela i lati oscuri di quest'epoca della storia spagnola. Plaza Mayor a Madrid. In passato vi si svolgevano tornei, corse di cavalli, corride e anche le cerimonie di auto da fè, in occasione delle quali si allestivano tribune apposite per il sovrano, i nobili, i monaci e gli accusati. La postazione più prestigiosa era riservata al grande inquisitore. Torquemada, ormai temuto personaggio pubblico, era investito delle altissime insegne del potere spirituale. Dopo la cerimonia dell'auto da fè si eseguivano le condanne a morte. Prima veniva celebrata la messa e letti i sermoni, poi pronunciate le sentenze. Quindi entrava in azione il boia. L'atmosfera era sempre carica di tensione. La folla che assisteva non provava compassione per le vittime, ma si faceva coinvolgere in una sorta di rito collettivo per allontanare le forze del male. Chi era stato condannato al rogo come eretico ma si era pentito, veniva strangolato prima dell'esecuzione.
Un negativo, invece, cioè chi non aveva confessato, veniva arso vivo. L'Inquisizione operò a lungo. Gli inquisitori si avvicendarono, ma la sostanza del loro lavoro non mutò. Ovunque andassero, portavano orrore e morte. Quest'epoca di terrore trasformò la Spagna, un tempo fiorente, in una terra spiritualmente spenta, un luogo di morte. I crudeli metodi usati per estirpare l'eresia si diffusero rapidamente in tutta Europa, in Francia, Svizzera, Olanda, Inghilterra, Boemia, Italia. La maggior parte delle condanne al di fuori della Spagna, però, ebbe luogo in Germania. Qui le persecuzioni si concretizzarono in una nuova forma di follia collettiva, la caccia alle streghe. Nell'Europa centrale, l'ossessione di preservare l'integrità della fede si univa all'atavico timore delle fattucchiere e dei loro poteri malefici esercitati contro uomini e bestie. Il gesuita Friedrich Spee von Lagenfeld fu padre spirituale di molti condannati al rogo. È incredibile quanto sospetto, astio e maldicenza regnino fra i tedeschi. E mi vergogno ad ammetterlo fra i cattolici, in modo particolare. Le autorità non intervengono e i sacerdoti non ammoniscono chi si comporta male. In effetti è proprio il clero ad alimentare il timore della stregoneria. Tempo dopo, Spee scrisse: «Sono stato la loro guida spirituale prima dell'esecuzione. Sono tutti morti sul rogo, ma nessuno era colpevole». Uno scandalo che coinvolse la magistratura di Bamberg all'epoca della caccia alle streghe fu la prova che anche il cittadino più onesto, se incappava in questo meccanismo, non aveva alcun modo di salvarsi. Per anni le autorità cittadine avevano applicato leggi molto severe. Le condanne a morte erano all'ordine del giorno. Le streghe erano sottoposte a tortura, chiuse in gabbie, dette altalene, venivano immerse nell'acqua. Il dottor Georg Hahn lavorava da anni alle dipendenze del vescovo di Bamberg come cancelliere, la più alta carica statale del tempo. Un giorno però sua moglie, Katharina, e sua figlia vennero accusate di stregoneria. Dai documenti del tribunale risulta che nell'arco di un anno tutta la famiglia Hahn fu sterminata. Il terribile complotto contro il cancelliere fu ordito da persone invidiose della posizione di spicco da lui occupata. Il dottor Hahn, inoltre, aveva osato mettere in discussione l'autorità della Commissione sulla stregoneria. Dagli atti del tribunale si comprende la facilità con cui si poteva distruggere la reputazione di un uomo e sterminare una famiglia. Bastò affermare che la moglie del cancelliere fosse una fattucchiera come sua madre e che la figlia avesse confessato di aver fatto sogni osceni. In una fredda giornata di dicembre, gli addetti del tribunale arrestarono Katharina Hahn e sua figlia e le condussero nel carcere riservato alle streghe. A Bamberg era da poco stata costruita una prigione apposita per la punizione e la redenzione delle persone maligne. Si chiamava Malefiz House. Vi erano 27 celle e una stanza della tortura. Su un'iscrizione si legge: «Questo edificio dovrà fungere da esempio. Chi vi passerà vicino ne avrà orrore». Katharina Hahn, la moglie del cancelliere, venne tenuta prigioniera qui. Il giorno seguente fu sottoposta al primo interrogatorio. Oltre al segretario cittadino, erano presenti due membri della Commissione sulla stregoneria. Dai verbali dell'interrogatorio risulta che Katharina negò ogni accusa. Per spaventarla, venne obbligata ad assistere a un supplizio. Friedrich Spee, testimone oculare di tanti episodi del genere, descrisse questo meccanismo perverso. Una volta accusati, non ci si può più salvare. L'interrogatorio cominciava con la cosiddetta prova della strega, che era ritenuta inconfutabile. Una delle tecniche usate consisteva nel premere un ferro rovente sulla mano della vittima.
se prendeva fuoco, era una strega. Anche Katharina Hahn fu sottoposta a una prova del genere. Nel suo caso, il giudice controllò se avesse un'escrescenza o un neo sulla pelle. La procedura era semplice. Si incideva la cute. Se non usciva sangue, si era condannati per stregoneria. Questa maschera era adoperata per un tipo di supplizio raccapricciante. Veniva arroventata e in seguito poggiata sul volto del prigioniero. Si pensava che coloro che svenivano fossero protetti dal demonio e quindi venivano messi al rogo. Nei processi per stregoneria si seguirono le direttive contenute in un libro che descriveva le tecniche da usare negli interrogatori a streghe e maghi. Si intitolava Malleus Maleficarum, o Martello delle streghe. L'invenzione della stampa favorì la diffusione del testo, i cui autori erano due monaci domenicani dell'Alsazia. Si pensava che le donne fossero inclini a fornicare col demonio e a costituire sette con lo scopo di recare danno a uomini e animali. In questo scritto si dichiarava guerra a chi stringeva un patto col maligno. In quest'epoca oscurantista si era ossessionati dalla paura delle streghe e del diavolo. Anche Martin Lutero temeva che le fattucchiere e il demonio potessero fargli del male e tentare la sua anima. La leggenda narra che il monaco una volta lanciò un calamaio contro il diavolo. Non ci deve essere pietà per streghe e fattucchiere. Le metterei al rogo di persona. Chi pratica le arti occulte si prostituisce col demonio. In Germania le prigioni si riempirono. Facevano parte del macabro apparato usato per diffondere il terrore anche le prigioni ambulanti, costruite con assi di legno e ferro battuto. Erano gabbie trasportate nelle piazze dei mercati per mostrare come fossero puniti gli empi. L'apertura permetteva al prigioniero di guardare fuori e consentiva ai curiosi di sbirciare dentro. Realizzata per un famoso bandito, dopo il XIV secolo venne poi usata anche per altri prigionieri e per le streghe. Chiunque poteva essere accusato di stregoneria. Le persone più anziane, considerate inutili, le levatrici, esperte di medicina, le persone ricche e facoltose che rischiavano di essere denunciate solo per invidia. Questa è la prigione delle streghe a Bamberg, due piani di celle e stanze per gli interrogatori. Per moltissimo tempo, almeno fino all'inizio del XVII secolo, la commissione sulla stregoneria agì liberamente, arrestò e condannò a morte migliaia di persone. Paradossalmente, chi veniva detenuto in questa prigione doveva anche pagare. L'accusato o i suoi parenti non solo erano costretti a versare del denaro per il tempo trascorso in cella, ma dovevano anche rifondere i costi del processo, della tortura e della condanna a morte. Nel rituale per provare se una donna era una strega, si cominciava col mostrarle gli strumenti per il supplizio: la ruota, la morsa per le dita, la gogna, la mannaia per recidere gli arti e la sedia della tortura. Nel libro sulle streghe si legge: facendo vedere gli attrezzi al prigioniero, i giudici dovranno tentare di convincerlo a confessare spontaneamente. Se non lo farà, verrà consegnato al tribunale. Il manuale spiega chiaramente: se l'accusato continua a non confessare, dovranno essergli mostrati altri strumenti di tortura, spiegandogli che verranno usati su di lui se non ammetterà la verità. Anche gli stessi addetti alle torture vivevano nel terrore. Temevano che le streghe potessero usare le proprie arti malefiche contro di loro.
Nel libro sulle streghe si diceva che esse fossero amanti del demonio e che avessero con lui dei rapporti carnali, pur non avendo, il diavolo, consistenza corporea. Si usavano pesanti assi di legno per tenere lontano Satana e proteggere i torturatori dalla sua vendetta. La commissione sulla stregoneria agiva in fretta, ma compilava verbali dettagliati. Dalla documentazione risulta che il cancelliere Hahn si recò subito presso la corte imperiale a Speyer per chiedere sostegno legale. Sperava di riuscire a salvare i suoi familiari. Purtroppo, nessuno avrebbe potuto aiutarlo. I membri della commissione facevano ricorso al testo sulla stregoneria per stabilire se una donna fosse una fattucchiera. I supplizi, infatti, erano estremamente crudeli. Dai verbali che descrivono le prime torture cui Katharina Hahn fu sottoposta, risulta che essa rinnegò Dio. I documenti conservati a Bamberg elencano dettagliatamente le sevizie che subì prima di morire. Alla donna è stata applicata la morsa alle gambe, si lamentava e chiedeva di morire, ma continuava a negare le accuse. Poi fu posta sul tavolo di tortura per 75 minuti. Allora confessò che il diavolo l'aveva sedotta 25 anni prima. Si era pentita e ammetteva ogni cosa, chiedendo ai signori presenti di perdonarla. Ma essi non ebbero pietà. Secondo la legge, le torture non potevano durare più di mezz'ora, né essere ripetute. In realtà si continuava a tempo indeterminato. Avendo ritrattato la confessione, la donna fu sottoposta alla morsa delle dita. Le punte delle dita venivano bloccate con morsetti a vite. Girando la vite, le dita restavano pressate all'interno dell'apparecchio, procurando un dolore insopportabile. Venivano stimolate infatti numerose terminazioni nervose e la sofferenza fisica aumentava sempre più man mano che il morsetto veniva serrato. Si arrivava a schiacciare il tessuto interno e a fratturare l'osso stesso. Si danneggiava l'incavo dell'articolazione e la cartilagine e le dita restavano permanentemente deformate. Questo apparecchio finemente decorato era un altro strumento di tortura che provocava danni irreparabili. Si applicava nella bocca della vittima. Il meccanismo a vite faceva allargare i singoli spicchi. In tal modo, la bocca restava spalancata e veniva impedita l'articolazione. La persona non poteva più gridare. Quest'altro attrezzo è ancor più terrificante. La cosiddetta Vergine di Norimberga era una sorta di sarcofago all'interno del quale la vittima restava infilzata e veniva lasciata soffocare. La strega era chiusa dentro in modo che le forze del maligno non potessero aiutarla. Alcune abilità prettamente femminili erano viste con sospetto e incrementarono la paura delle streghe. La capacità di preparare medicamenti naturali, ad esempio, veniva scambiata con la facoltà di creare miscugli misteriosi utili per volare a cavallo di una scopa e partecipare al sabba delle streghe. Mescolare radici di mandragola, belladonna, erbe medicinali, dulcamara e stramonio con grasso di gatto, grasso di asino, sangue di pipistrello e grasso di bambino. Intrugli di questo genere crearono diffidenza nei confronti delle donne che conservavano gli antichi segreti della medicina naturale. In Europa, in pieno Medioevo, le antiche credenze celtiche e germaniche erano ancora molto sentite. Si aveva paura della notte di Valpurga e delle cerimonie in cui venivano evocati gli spiriti. Nell'immaginario comune, le donne si sarebbero trasformate in streghe e avrebbero raggiunto il luogo d'incontro con gli spiriti dell'aldilà volando su manici di scopa. Si credeva che anche Satana e altri demoni partecipassero a queste cerimonie, fornicando con le streghe per diffondere il male nel mondo. La Germania fu sopraffatta dal pesante fardello della superstizione. Uno storico del tempo scrisse: «Non esistono più fede e devozione. Non si rispetta più la religione dei nostri padri. Le leggi vengono ignorate». A Bamberg, Katharina Hahn venne condannata a morte.
Tempo dopo, la stessa sorte toccò alla figlia maggiore e al marito, ma la persecuzione contro questa famiglia non si fermò. La commissione voleva liberarsi di tutti i testimoni. Per questo arrestò gli altri componenti della famiglia. Vennero condannati al rogo. Nel 1628 tutti i membri del gruppo familiare erano stati uccisi. Nei due anni successivi, nella sola città di Bamberg, parecchie centinaia di persone morirono nello stesso modo. I membri della commissione per la stregoneria scrivevano vicino al nome di ciascun giustiziato: riposi in pace. I cadaveri venivano ridotti in cenere, anche se la condanna era stata eseguita con mezzi diversi dal rogo. Si pensava che in questo modo i demoni non potessero impossessarsi dell'anima del defunto. Era un modo per distruggere ogni traccia, ma l'orrore e lo sconcerto di chi fu testimone di questi eventi non poté essere cancellato. Alcune persone, come Friedrich Spee, sapevano per certo, o intuivano, che neanche uno dei condannati era colpevole, né meritava la morte. In questo archivio a Poznan, in Polonia, sono stati scoperti alcuni documenti molto interessanti. Vennero compilati da un uomo che molti definiscono la personificazione del male, Heinrich Himmler, capo della SS della Germania nazista. Egli creò una commissione incaricata di riunire tutto il materiale disponibile sui processi per stregoneria. Questa raccolta di documenti contiene lunghi elenchi con i nomi delle vittime dell'epoca. Come mai Himmler si interessava all'argomento? Voleva raccogliere informazioni per gettare discredito sulla Chiesa? Oppure desiderava trarre insegnamento dalle antiche strategie del terrore? Nemmeno gli archivi delle SS forniscono indizi per svelare questo mistero. Negli elenchi di Himmler troviamo riferimenti anche al processo contro Katharina Hahn e i suoi familiari. Gli appunti presi dai suoi collaboratori elencano, sotto 57 voci, ogni informazione sugli accusati e sullo svolgimento del processo: nome, indirizzo, stato civile, religione, proprietà. La fonte è l'archivio di Stato di Bamberg. La guerra dei trent'anni portò un generale decadimento dei costumi in Germania e provocò una nuova ondata di persecuzioni. La brutalità del sistema giudiziario non fece altro che rinfocolare la paura che si provava per stregoni e fattucchiere, demoni e entità malefiche. Friedrich Spee, dopo aver assistito impotente a tante ingiuste condanne, decise di schierarsi contro questo fenomeno. Perché ci affatichiamo tanto nel dare la caccia alle streghe? Ascoltatemi, giudici. Vi mostrerò come trovarle. Se io vi torturerò e voi torturerete me, scopriremo che siamo tutti stregoni. Friedrich Spee decise di servirsi di ogni mezzo per opporsi a questa folle ossessione. Scrisse un libro intitolato Cautio Criminalis, dubbi legali sui processi per stregoneria. Appena il volume fu pubblicato, non se ne attribuì la paternità per timore di finire lui stesso sul rogo, ma in seguito portò avanti la sua campagna con fervore. Fu sostenuto dai gesuiti, che condividevano le sue critiche. In Germania le persecuzioni continuarono. A Treviri, Colonia, Würzburg e Bamberg le autorità religiose erano ossessionate dall'idea che le città fossero infestate da maghi e fattucchiere. La caccia alle streghe non si arrestò. Delle vittime veniva cancellato anche il ricordo, gettando nei fiumi le loro ceneri. Il ricordo di Friedrich Spee von Lagenfeld, invece, è sopravvissuto nei secoli, assieme alla consapevolezza che l'opposizione alle persecuzioni nacque in seno alla Chiesa stessa. Friedrich Spee morì durante la guerra dei trent'anni. Assisteva i malati di peste a Treviri e rimase contagiato dal morbo.
ma non si arrese. Fino all'ultimo si avvalse della sua esperienza e delle sue conoscenze per combattere le dottrine di teologi e prelati. Il clero non sa nulla di ciò che accade nelle aule dei tribunali, non conosce l'orrore delle prigioni, le catene e gli strumenti di tortura, le sofferenze dei poveri condannati. Dopo la morte di Friedrich Spee von Lagenfeld, il suo libro Contro la caccia alle streghe ebbe un enorme successo. Eppure le condanne al rogo vennero eseguite per altri 150 anni. In Germania, la persecuzione durò fino al 1775. Anche in Spagna l'azione dell'Inquisizione fu lenta a morire. Ancora oggi, gli storici non concordano sul numero di vittime incappate nelle spire degli inquisitori e dei cacciatori di streghe. Furono decine o centinaia di migliaia, oppure solo poche migliaia di persone. Stabilire il numero esatto e rintracciare i nomi di tutte le vittime è impossibile. Molte prove sono scomparse o sono state deliberatamente distrutte. Si può narrare ciò che accadde, ma comprenderne appieno i motivi è impossibile. Rimane uno dei tanti misteri della storia.